Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a Mitologia Moderna 101, non per una mitologia fittizia, ma per una creatura che nel corso dei secoli si è distinta per essere particolarmente significativa e ha avuto nel Medioevo uno scoppio enorme, per quanto come i draghi, i vampiri, i lupi mannari, ha origini ben più antiche. Oggi parliamo della Fenice. Bando alle ciance e sigla! Innanzitutto voglio precisare che in questo video non parlerò per nulla della Fenice orientale, di cui ho già parlato ai suoi tempi nel video su EasyLink, che troverete probabilmente, se riesco a ricordarmi di mettere la scheda, qui sopra fra le schede. Quindi niente Ho-Ho, niente Garuda, niente Karura e neanche riferimenti alla cultura popolare moderna orientale, perché per la maggior parte delle volte loro, se non è del tutto orientale, confondono la Fenice orientale con quella occidentale. Quindi, chiuso questo argomento, fatta questa precisazione, andiamo avanti. La Fenice, che è diventata popolarissima nell'alto medioevo come simbolo di morte e rinascita, scopriremo dopo perché, anche se onestamente tutti sanno perché è simbolo di morte e rinascita, non mi faccio questa illusione, ha in realtà un'origine molto, molto antica ed è un'origine, almeno nel termine greca, che però si fa alla mitologia egiziana. Infatti il termine Fenice, dalla dubbia etimologia, potrebbe essere infatti un riferimento vago alla sua colorazione rossa o violacea, in riferimento ai colori caratteristici delle stoffe dei Fenici come popolazione, dovrebbe essere la traduzione letterale del termine Bennu, in riferimento al mitologico uccello Bennu della mitologia egiziana. In effetti le due figure condividono alcune caratteristiche molto simili, per quanto fin dall'aspetto hanno un sacco di differenze. L'uccello Bennu nella mitologia egiziana in tempi antichissimi era rappresentato come una specie di piccolo uccello di piccolissime dimensioni, per poi diventare in tardo regno Egitto un airone. Questo airone dal piumaggio grigio e bianco viene spesso rappresentato con una corona sulla testa, l'atef, che è la corona bianca caratteristica di Osiride, e due piume ai lati di questa corona. L'uccello Bennu ha un significato molto importante nel mito più recente egiziano. L'uccello Bennu, infatti, secondo il mito recente egiziano, sarebbe una creatura che si è creata da sé, sarebbe emersa dal mare primordiale all'inizio dei tempi e si sarebbe posato sul primo cumulo di terra emerso da quel mare, la roccia Benben. Mettendosi su questa roccia ed emettendo uno stridio o un canto particolarmente melanconico, avrebbe dato il via e effettivamente la strada alla creazione di tutto l'universo. Da questo suo ruolo importantissimo ne è derivato il fatto che l'uccello Bennu è diventato col passare del tempo la rappresentazione del Ba del dio Amon-Ra, ovvero il Ba sarebbe la sua anima. Emergendo infatti dall'orizzonte, dal mare, come il sole fa ogni giorno, come anche la figura di Khepri dirà fa ogni giorno, l'uccello che ha portato la vita letteralmente nell'universo diventa la rappresentazione del dio supremo della religione egiziana. Non solo, in tempi ancora più recenti, scrivere il geroglifico del Bennu consisteva praticamente nel nominare Ra. Erano equiparati. L'airone cinerino, se non mi ricordo male, poi è l'uccello Bennu, sarebbe particolarmente adorato ad Eliopoli, dove lui arriverebbe ogni anno più o meno in corrispondenza della piena del Nilo, ovvero quando i terreni diventano fertili, l'uccello riemerge e ritorna, simbolo non solo di Ra creatore, ma di Osiride che muore e risorge. Tant'è che l'uccello Bennu porta la corona di Osiride, non quella di Ra, porta l'Atef. Da queste credenze probabilmente hanno avuto origine quelle sulla Fenice. Tra l'altro devo accennare il fatto che in realtà le scoperte sull'uccello Bennu sono abbastanza recenti, perché c'era tanta confusione su questo animale mistico nelle credenze egiziane e recentemente, solo pochi secoli fa, un secolo circa fa, abbiamo avuto delle informazioni un po' più certe. Perché questa confusione? Perché semplicemente l'uccello Bennu e la Fenice, come forse avrete notato,
non hanno molto in comune fisicamente parlando, e tra l'altro l'uccello Bennu non muore e risorge letteralmente come invece fa la Fenice. Il primo riferimento alla cosiddetta araba fenice arriva da Erodoto, che dice di essere stato in Egitto e di aver visto solo in una rappresentazione la fenice, non l'ha mai vista in faccia, e dalle sue opere sappiamo le sue caratteristiche principali. L'araba fenice è un uccello che, diversamente dall'uccello Bennu, ricorda più che altro una grossa aquila, e in alcune caratteristiche, forse perché delle volte ha una coda particolarmente allungata, addirittura il pavone. Il suo piumaggio è molto caratteristico, essendo cangiante dal rosso acceso al dorato, per ricordare le fiamme e il sole a cui è particolarmente legata. Pare che i suoi occhi poi siano blu come gli zaffiri e particolarmente luminosi. La sua apertura alare emette praticamente la luce del sole. Sembra poi delle volte che il suo arrivo sia accompagnato da delle nubi, sembra che sia delle volte circondata da una specie di strato di nuvole attorno, e appunto i suoi colori risplendono e cambiano dal viola al rosso al dorato a seconda della posizione. La Fenice non è tanto famosa per le sue abilità particolari, perché a differenza di quello che ci fa credere Harry Potter, non ha né le lacrime curative, almeno non sono canoniche, non ci sono in pochissime fonti, tra cui per l'appunto una Harry Potter della più famosa, e nemmeno ha questa particolare passione di lottare contro i serpenti. Questa però potrebbe essere intesa come un rimando tanto a Ra, che combatte contro Apophis ogni giorno, e quindi, essendo la Fenice simbolo di Ra in origine, potrebbe essere in questa maniera collegato il mito antico con la credenza moderna, ma potrebbe anche essere il ritorno di un topos particolarmente comune di lotta fra aquila e serpente, come succede per l'aquila che abita sulla cima di Yggdrasil e Nidhogger, il Wyrm che ne sta alle radici. La principale abilità della Fenice sta infatti nella sua enorme longevità, vive circa 500 anni, perché alcuni autori dicono addirittura 1000 anni, però di solito si parla solo di 500 anni, solo, vabbè. Per poi rendersi conto di stare per morire e immolarsi per poi rinascere dalle proprie ceneri. Erodoto stesso, ma anche altri autori, greci e romani, per esempio Ovidio nelle Metamorfosi, ci raccontano di questo particolare passaggio. Giunta all'età di 500 anni, una fenice capisce che sta per tirare le cuoia, quindi provvede a una sorta di nido barra bara. Costruisce un nido con le più profumate pietre aromatiche, con la mirra, con l'incenso, con tutte queste altre erbe che mettono un buon odore a sentirle, per poi, concluso questo nido quasi a forma di uovo, mettersi dentro, esporsi alla luce del sole, agitare le ali e in qualche modo prendere fuoco spontaneamente. La fenice verrebbe completamente incenerita e ridotta in pulviscolo, ma da questa polvere emergerebbe subito dopo, a seconda delle versioni, o un uovo, o un piccolo pulcino, o addirittura una larva, un vermetto. Nel giro di 3 soli giorni, esposto alla luce del sole, l'uovo, il pulcino e il vermetto crescerebbero quasi istantaneamente, in pratica, alle dimensioni di una fenice adulta, possente, fiera, splendente di fuoco e luce vitale, per poi intraprendere una sorta di primo viaggio rituale. La fenice infatti appallottolerebbe il suo nido con all'interno le ceneri del suo genitore per portarle sul santuario di Eliopoli, diffondendo in quella città l'odore caratteristico di incenso, mirra ed erbe aromatiche che sta a rappresentare l'arrivo della rinascita, di nuova energia, di un qualche cambiamento positivo. Depositerebbe l'ovetto fatto con i rami bruciati nel tempio o del dio sole o, secondo video, di Iperione, il titano del sole, intonerebbe un canto meraviglioso e struggente per poi tornare nei monti dove abita, che secondo Erodoto sono erroneamente identificati con i monti dell'Arabia, ma in realtà sono più vicini all'Egitto. Facezie.
In realtà ci sono poi tantissime altre variazioni sul tema, perché secondo alcuni la Fenice anziana andrebbe direttamente a Eliopoli, si farebbe bruciare lì e poi da lì nascerebbe un uovo, eccetera, eccetera. Secondo altre versioni, invece, è molto più una situazione di padre e figlio che di rinascita. Infatti l'anziana Fenice genererebbe un figlio bruciandosi, non sarebbe sempre la stessa Fenice, ma una dinastia. Comunemente noi intendiamo però che di Fenice ne esista solo una in tutto il mondo ed è sempre la stessa che muore e risorge continuamente ogni 500 anni. In senso lato, metaforicamente parlando, la Fenice diventa il simbolo della rinascita fisica e spirituale. Spirituale perché un uomo attraversa tante peripezie, può anche inginocchiarsi e cadere una volta, ma se riesce a trovare la forza di rialzarsi, risorge dalle ceneri come l'araba Fenice. Mitologicamente parlando, Fisicamente perché con l'arrivo del cristianesimo era ovvio e scontato associare Gesù e la Fenice per la capacità di morire e risorgere, ma non solo, perché per i cristiani la morte e la resurrezione e anche per tutti quanti i comuni mortali, tutti noi alla fine del tempo, secondo la religione cristiana, risorgeremo in spirito e corpo. Ecco che non è difficile trovare nei sepolcri, nelle catacombe, nelle prime tombe cristiane, specie durante il periodo medievale, la Fenice come simbolo di rinascita affisso sulle pareti, sulle lapidi, sulle iscrizioni tombarie. Tra l'altro, rimanendo nell'ambito delle religioni del Dio unico, ovvero ebraismo, cristianesimo e islamismo, c'è addirittura una leggenda risalente alla Bibbia. In ebraico la Fenice verrebbe chiamata Kol o Milcham e sarebbe l'unico animale che desistette dall'assaggiare il frutto proibito che veniva dato agli animali stessi da Adamo ed Eva, che come due deficienti corruppero l'intero paradiso terrestre. La Fenice rifiutò il dono del diavolo e fu premiata dal Dio con questo particolare ciclo vitale di morte e resurrezione, anche se in questo caso, se non mi sbaglio, la sua vita era di 1000 anni e non di 500. Per concludere, nel folklore medievale la Fenice divenne anche il simbolo di un'altra importante branca, diciamo, scientifica mistica, ovvero l'alchimia. La figura della Fenice, che da anziana e moribonda rinasce attraverso il fuoco in una versione perfetta di se stessa, era la metafora perfetta della pietra filosofale, tant'è che in molti scritti il termine Fenice è sinonimo di pietra filosofale. Non ci sono molti altri dettagli che vi posso dire sulla Fenice secondo la mitologia occidentale. L'araba Fenice è famosa principalmente per questa sua abilità di essere particolarmente forte, in realtà, perché il nido è comunque grosso, lei trascina grossi carichi facilmente, in questo Harry Potter ha ragione. Secondo altre versioni, il suo particolare odore di mirra e incenso sta anche nel fatto che si ciba letteralmente di queste erbe e non è un animale carnivoro. Secondo alcuni, inoltre, la faccenda per cui la Fenice anziana agita le ali e prende fuoco dovrebbe essere un rimando all'abilità di alcuni grossi volatili di sbarazzarsi dei parassiti addosso al loro corpo, sbattendo le ali in vicinanza dei fuochi per uccidere i parassiti col fumo. Passiamo quindi a un po' di cultura popolare, la letteratura è ovviamente piena di riferimenti alla Fenice, per esempio lo stesso Dante Alighieri in Un canto dell'inferno racconta in pochi versi l'evento simbolo della vita della Fenice stessa. Vi ricordo poi che la Fenice come la conosciamo oggi è merito di autori latini e greci come per esempio Erodoto o Ovidio. Nella serie delle Cronache di Narnia, in quello che dovrebbe essere il suo primo libro e anche nell'ultimo, compare effettivamente una Fenice a fare da guardia, almeno nel primo libro, al giardino iniziale di Narnia che dovrebbe essere in qualche modo l'Eden. La Fenice è inoltre una costellazione particolarmente importante, non tanto perché abbia una valenza particolare, ma perché in ogni cultura mondiale lo stesso cumulo di stelle che corrisponde alla costellazione nostra della Fenice è sempre stato identificato con un qualche uccello. La Fenice poi compare come accenno per esempio nei gargoyle, dove è in realtà parte simbolo di un manufatto che permette di viaggiare nel tempo. Perché vive tanto? Non so. Viene citato come simbolo, come araldica, in alcune opere di Robert Howard. Nel Conan il Barbaro, se non mi sbaglio, c'è un cattivone che incide un simbolo di Fenice sulle sue armi. E poi, come possiamo dimenticare, la Fenice di Albus Silente, che ho già citato in Harry Potter. Fanny,
che però in inglese si chiama Fox, che penso sia un riferimento a Guy Fox, solo che noi ovviamente in Italia non potevamo capire ai tempi il riferimento e quindi hanno deciso di tradurlo a Fanny, come diavolo si chiama. Però io mi ci perdo un po' di gusto nell'aver scoperto solo recentemente che la Fenice si chiama Fox. Per tutti i riferimenti a manga e anime sono riluttanti a farlo, perché in realtà quelle fenici presenti nei manga e negli anime sono riferimenti più che altro alla fenice orientale, mescolata un po' con la fenice occidentale, perché per esempio l'armatura di Fenix, il cavaliere dello zodiaco, è sì un'armatura di una fenice più che altro orientale, ma ha la capacità di essere distrutta e rinascere come il suo cavaliere in realtà, come la fenice occidentale, che è un po' un casino. E per adesso il video si può concludere qui. Io vi ripeto, ho delle mie remore sul fatto di citare la Fenice orientale, perché questo non è il video apposito è qui su. Se volete fare riferimenti fateli nei commenti. Vi ringrazio per l'attenzione. Il video è dedicato ad Aniello, che è particolarmente amante delle fenici e fa parte del gruppo GDR, del gruppo Telegram, di cui vi invito a far parte, trovate i link in descrizione. Vi ringrazio per l'attenzione, grazie a tutti quanti i commenti, piace e condivisione, questo e tutti quanti gli altri video. Se il canale vi piace, sostenetemi al vostro solito, iscrivetevi, condividete i video, trovate i link per tutti quanti le pagine social in descrizione, il link per le donazioni, per offrirmi un caffè su Ko-fi, la lista desideri Amazon, non dovrei aver dimenticato nient'altro, e ci vediamo al prossimo video. Bye!